Viviamo in un mondo in cui tutto ci sembra facile, accessibile, ma soprattutto dovuto. Cosa succederebbe secondo voi se tra 11 anni, per esempio nel 2025, l'acqua, elemento indispensabile per la vita di ciascun individuo, dovesse scarseggiare? Come vi sentireste se un giorno vi obbligassero a calcolare quanta acqua bere ogni singolo giorno? Beh, come tutti voi saprete, l'acqua è un elemento indispensabile per la vita e per l'uomo, ma non tutti sanno che sta via via diminuendo a causa degli abusi che vengono fatti nei vari settori di produzione. A questo proposito vogliamo farvi vedere la nostra campagna video, se arriva, non arriva. Insomma, con la nostra campagna video sintetizzavamo in 3 minuti un concetto abbastanza esteso che è difficile da dire in 3 secondi, ma diciamo più di un anno fa ci trovavamo in questa sede in veste di studentesse e dovevamo pensare a un progetto che fosse la conclusione di questi 3 anni qui allo IED. Dovevamo creare un progetto che inglobasse 3 tematiche fondamentali: strategie di comunicazione, moda e attualità. In un primo momento siamo state colpite da una notizia, ovvero le Nazioni Unite hanno dichiarato che il 2013 è l'anno dell'acqua, nonché l'anno della cooperazione nel settore idrico. Le Nazioni Unite hanno diverse volte lanciato segnali d'allarme sulla carenza idrica, ma tali segnali non sembrano essere stati percepiti nel modo corretto. Non sono stati percepiti nel modo corretto e noi italiani dobbiamo sentirci toccati da questa notizia, perché l'Italia è stata classificata al 3° posto dopo Stati Uniti e Canada per spreco d'acqua. Dunque, come voi vi starete chiedendo, come ci siamo posti noi questa domanda, che relazione possa avere il mondo della moda con quello dell'acqua? Beh, l'acqua è indispensabile per la vita, per l'uomo e per tutto il sistema naturale e per la produzione alimentare, cioè l'agricoltura, ma c'è anche un altro settore che è quello del tessile, che ne spreca ingenti quantità inutilmente. Il cotone, infatti, che è un materiale molto utilizzato, è il materiale che è stato classificato come il primo a livello mondiale per inquinamento a causa dei pesticidi e dei fertilizzanti chimici che ne vengono impiegati nella sua coltivazione. Inoltre spreca grandi quantità d'acqua in tutto il ciclo produttivo, quindi parlo dalla coltivazione alla produzione. Un esempio scioccante di questo dato è che per creare un solo paio di jeans vengono utilizzati 9.500 litri d'acqua, quindi potete immaginarvi quanta acqua venga utilizzata per la creazione di un'intera collezione su scala mondiale. Quindi noi cosa stiamo cercando di dire? Stiamo cercando di offrire una soluzione, che è quella di non utilizzare più il cotone. Ebbene, se non uso il cotone, che cosa utilizzo? C'è una vasta gamma di materiali classificati waterless come canapa, lino, bambù, eucalipto e poliestere riciclato, che possono facilmente rimpiazzare il cotone, poiché di facile lavorazione e modellabilità, poiché non causano nessun tipo di problema allergico di altra natura, ma soprattutto perché non sprecano acqua. Per farvi un esempio, il poliestere è l'unico materiale che vi ho citato sintetico, e questo deriva dalle bottiglie di plastica, quindi già di per sé è riciclato, si può riciclare all'infinito e si rigenera senza mai perdere di qualità. L'eucalipto invece, un esempio di materiale naturale, ha una resa 10 volte maggiore rispetto al cotone. Infatti con 6 metri quadri di piantagione di eucalipto possono essere prodotte 10 magliette, mentre con la stessa estensione di terreno può essere prodotta una sola maglietta di cotone. Quindi cosa abbiamo fatto poi? Quindi giusto, per noi non è solo un blog e non è neanche stato un semplice progetto di tesi. Per noi è stato un percorso di scoperte che ci hanno portato a conoscere e ad amare un mondo che anche per noi fino a poco tempo prima era un po' ignoto, ovvero quello della moda sostenibile, che in effetti in Italia non è particolarmente preso in considerazione. Ed è proprio per questo che noi abbiamo creato una campagna di sensibilizzazione online rivolta al consumatore, ovvero colui che ha il reale potere per poter cambiare tutte le regole del mercato.
L'abbiamo informato circa la crisi idrica aggravata dal settore produttivo tessile e gli abbiamo dato un'alternativa. Quindi abbiamo cercato di indurlo ad un acquisto responsabile, etico e soprattutto consapevole, senza però dover rinunciare al design. Perché in effetti quello che è il luogo comune in Italia è che la moda sostenibile sia un po' antiestetica. Nel processo di ricerca e di analisi che abbiamo fatto, in effetti abbiamo notato una cosa, ovvero che i blog, i siti internet che generalmente trattano di tematiche sostenibili, di moda sostenibile, non sono particolarmente curati, soprattutto dal punto di vista estetico. E secondo noi, parlando di moda, questo non può succedere, perché comunque l'estetica ha una certa rilevanza. È per questo che abbiamo creato un blog che fosse curato dal punto di vista estetico, che avesse una grafica lineare, semplice ma di impatto, ma soprattutto che avesse anche una selezione di designer che alla fine potessero rappresentare quello che è esattamente il lifestyle sostenibile, waterless, che noi vogliamo trasmettere e comunicare al nostro lettore. In questo caso... L'Italia che, no, per questo, scusate, per questo abbiamo, spesso e volentieri ci troviamo a scrivere articoli che trattano di designer americani piuttosto che nord europei, proprio perché loro rispetto a noi sono già molto avanti in questo campo e soprattutto non vedono la moda sostenibile come una moda antiestetica, bensì come una validissima alternativa a quella che è invece la moda che purtroppo amiamo ma a volte distrugge. Questo noi lo facciamo a dimostrazione del fatto che non solo la moda sostenibile può esistere, ma già esiste, di conseguenza può esistere anche in Italia, basta comunicarla nel modo giusto. Soprattutto noi riteniamo che un paese come il nostro, che da sempre è stato il principale punto di riferimento per tutto il mondo, per moda, design, qualità, made in Italy e ricerca di tessuti, in questo caso non possa rimanere indietro con i tempi, ma anzi debba stare assolutamente al passo e rendersi conto che la sostenibilità in realtà è il trend del futuro. Noi sogniamo un mondo che sia vario, che sia fatto di storia e di diversità, non un mondo fatto solo di fast fashion e di mass market, ed è proprio per questo che anche noi, come tante altre persone che hanno parlato questa sera, vorremmo che ci fosse un ritorno a quella che è l'artigianalità, che rende unici i prodotti, l'espressione creativa e anche la personalità dell'individuo. Noi siamo giovani, italiane, lavoriamo anche se in stage, ma soprattutto siamo qui a parlare questa sera non solo perché crediamo nel nostro progetto fermamente, ma perché abbiamo ancora un po' di speranza nel nostro paese e soprattutto perché noi siamo il futuro del nostro paese.